Bentornati qui su Radio UCI, sono le 11:13, quindi entriamo nel vivo di questa puntata e parliamo del bando INAIL Amianto 2019. Si tratta di un finanziamento per lo smaltimento dell'amianto a livello industriale che mette a disposizione un incentivo a fondo perduto che finanzia l'attività di rimozione e bonifica e anche il rifacimento del manto di copertura. Questo finanziamento copre il 65% del costo dell'intervento fino ad un massimo di 130.000 euro per azienda. La domanda per partecipare deve essere compilata online tra l'11 aprile e il 30 maggio 2019. Una prima selezione delle aziende si effettua con l'iscrizione alla domanda di partecipazione al sito INAIL. La presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà attraverso la procedura valutativa a sportello. A partire dal 6 gennaio 2019 verranno pubblicati sul sito dell'INAIL i giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico, il cosiddetto Click Day. Le imprese che verranno selezionate per accedere al contributo dovranno poi confermare la domanda inserita online tramite l'invio della documentazione indicata nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto. Questa è sicuramente la fase in cui si effettua di più la selezione, infatti generalmente si consiglia alle aziende di appoggiarsi a studi di consulenza specializzati nell'istruire ed affrontare il percorso che porta poi al click day INAIL e alle successive istruttorie. Le aziende che superano anche la seconda selezione saranno poi ammesse al click day. Le istruzioni per poter partecipare a questo click day verranno comunicate direttamente dall'INAIL. Nell'ultima fase si svolge un'istruttoria tecnica del progetto delle aziende che hanno superato le fasi precedenti. Vi ricordo quindi che l'incentivo del bando copre le spese per la rimozione dell'amianto dal tetto, lo smaltimento dell'amianto in discarica specializzata e il rifacimento del tetto sostituendo le vecchie lastre di amianto.